Sono Caterina Fioritti, sono membro del Comitato dell'Imprenditoria Femminile da parte di ASCOM. Come diciamo esponente di questa grande famiglia che è un po' la casa di tutte le aziende come Camera di Commercio, ci tengo a sottolineare il ruolo fondamentale di Camera per punti che stiamo e progetti portando avanti anche nel Comitato dell'Imprenditoria Femminile, in parallelo chiaramente col Consiglio Camerale. Quindi ritengo che stiamo sviluppando degli argomenti molto importanti e molto interessanti, da quello dell'internazionalizzazione ad altri chiaramente molto più legati proprio al discorso femminile, quindi il discorso contro l'eliminazione della violenza delle donne. Proprio quest'anno abbiamo inserito due panchine rosse all'interno di Camera di Commercio, quindi questa attenzione della Camera, la casa appunto delle imprese, per tutto quello che è impresa e soprattutto anche impresa femminile. E allora a questo punto ci tengo a sottolineare anche l'importanza dell'e-commerce e della digitalizzazione, proprio per permettere alle piccole e medie imprese di riuscire nella vendita, diciamo in un periodo, soprattutto in questo periodo del lockdown che tanto ha portato a soprattutto anche aziende femminili a non avere il contatto con la clientela, per poter continuare il contatto con la clientela e per poter sempre di più anche permettere la vendita online. Questo senza nulla togliere a quello che è la forza delle piccole e medie imprese dell'Italia, che sono delle imprese anche molto legate al territorio, quindi e diventa il processo di digitalizzazione un messaggio e un processo fondamentale per il futuro, perché non si potrà più farne a meno, comunque mantenendo la connotazione delle piccole e medie imprese, che sono poi fondamentali come realtà italiana, perché l'Italia è fatta di piccole e medie imprese sia per quello che riguarda il commercio sia per quello che riguarda ad esempio le strutture alberghiere. Non dobbiamo mai dimenticarlo, perché è il valore della nostra Italia.